Sto andando al CAF per fare la dichiarazione dei redditi, così posso dichiarare tutti i miei miliardi e non sarò più un evasore fiscale. Ovviamente sto scherzando, qui vabbè c'è un tempaccio, ma vi faccio vedere. Non so perché, l'altro ieri faceva un caldo assurdo, oggi invece si è voltato un tempo di DM proprio orrendo, 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 ma già ieri faceva freddissimo. E dopo tante ore finalmente sono arrivato a casa. Allora, volevo farvi vedere questa parete che in teoria già ve l'avevamo fatta vedere, però veramente io ogni volta che mi sveglio la mattina sto delle ore a fissare questo muro per quanto è bello questo colore, è meravigliosa! Comunque, vabbè, non è questo il discorso. Il discorso è che volevo fare una piccola riflessione seria sulla questione lavorativa, sulla questione giovani in Italia. Ma io dico una cosa: in Italia più sei giovane, più hai bisogno, più te la prendi quel posto. Perché, come lo sapete, vabbè, io faccio il cantante, anche Sara fa il cantante, fa la cantante, e il nostro mestiere è molto difficile. Ci sono momenti che si lavora, momenti che non si lavora, però, essendo che non voglio pesare sullo Stato e varie cose, ho iniziato a fare il rider. Ho iniziato a fare il rider e purtroppo lo stipendio è quello che è. Guadagno 500-600 euro al mese, di cui poi la maggior parte se ne va anche in benzina per poter guidare e fare le consegne. Ma vabbè, io mi aspettavo che almeno avessi avuto diritto a, se non sbaglio, si chiama l'assegno di inclusione, quella sorta, diciamo, di reddito di cittadinanza che hanno fatto ora mezzo monco, fatto male, che ha fatto oggi il governo. Pensavo di averne diritto perché il mio ISEE è di 2/300 euro l'anno, il mio ISEE del 2022. Ma la signora del CAF mi ha detto: "No, Luigi, ma tu non ne hai diritto, sia per una questione di età, ma anche per una questione che non hai figli." Allora io dico una cosa: ma noi che non abbiamo figli, dobbiamo morire di fame? Non possiamo avere neanche un minimo di... Io dico, non dico che ne devo stare a casa senza fare un cavolo, anche perché io non sto a casa senza fare un cavolo, ma mi sto dando da fare. Sto facendo audizioni, concorsi, sto continuando a studiare per fare quello che voglio fare. E invece no, invece no. Purtroppo, invece di aiutarti, lo Stato te la mette in quel posto perché loro vogliono. Mo sto vedendo i vari telegiornali e loro dicono: dobbiamo spingere i giovani a lavorare nei campi. Ma andate a lavorare voi nei campi. Cioè, io ho due lauree e secondo voi, io che ho due lauree, mi devo ridurre a lavorare nei campi? Ma stiamo scherzando? Cioè, loro poi che fanno i ministri e non hanno neanche la laurea. Vabbè. Piccolo, diciamo, appello polemico di sfogo. Purtroppo, raga, siamo in Italia, la situazione è questa. Speriamo di andarcene presto. Molti di noi giovani se ne andranno e l'Italia rimarrà solamente con i pensionati. Vedremo come riusciranno a pagare le pensioni, perché ovviamente senza noi giovani che lavoriamo, le pensioni non le possono pagare. Vabbè. Ora faccio un po' di vocalizzi per riscaldare la voce e poi volevo fare una piccola dedica all'amore mio. Perché è una settimana che è andata su per fare varie cose, banca, cose, vabbè, casini. E mi manca tantissimo, raga, veramente. Cioè si va avanti perché comunque è giusto che Saretta salga su, abbia le sue cose, però quando non c'è, lascia un grande vuoto in me. È un grande vuoto in questa casa, quindi facciamo un po' di vocalizzi e poi facciamole una piccola dedica per dirle che ti amo, amore mio. Riscaldata la voce, veniamo alla dedica. Ti amo tanto, amore mio.
Te voglio, te penso, te chiamo, te vedo, te sento, te suono, e non sapienze che non costo chiedo. Direi che posso iniziare già a scongelare la cena di stasera. Scongelare perché stasera devo mangiare due hamburger di pollo, solo che invece che di pollo li ho presi di tacchino perché stavo in un'offerta. Quindi scongelo quelli là per stasera e poi vi faccio vedere che ieri ho cucinato dei meravigliosi peperoni. Allora, prendiamo questi hamburger di pollo qua. Ok. Ci sono due gelati, ma non li mangio, tranquilli. Quindi per stasera la cena prevede questi meravigliosi peperoni, li ho grigliati ieri sera, e poi questi due meravigliosi hamburger di tacchino. Hanno un aspetto fantastico, sono schiacciati, belli. Ne devo mangiare 200 grammi, quindi mo i due che devo mangiare li esco e gli altri li ricongelo. Penso che nel 2024 sia molto importante che un uomo sappia fare le stesse faccende domestiche che di solito nei tempi antichi e purtroppo in alcune case ancora oggi vengono relegate alla donna. Quindi ragazzi belli, mi raccomando, impegnatevi. Non dovete far fare tutto a vostra moglie, ma dovete aiutarvi perché è molto importante. Anche questa è una dimostrazione d'affetto. Io purtroppo spesso vedo vari video anche di altri, appunto, content creator che tornano a casa, si siedono e aspettano che la moglie gli prepari la cena. No, non è così. Non è così che la cosa funziona. Bisogna fare le cose insieme, ragazzi belli, perché anche questa è una dichiarazione di amore, una dichiarazione di affetto, perché noi sposiamo la persona che amiamo e non stiamo assumendo una schiava in casa. Quindi mi raccomando, ragazzi, riflettete su quello che vi sto dicendo. Sto andando a pranzo dai miei genitori. Il pranzo di oggi non è tra i migliori pranzi, però ce lo facciamo andare bene, raga. Dobbiamo riuscire a metterci in forma. Per forza, per forza. Deve essere una missione di vita, raga, veramente. Allora, ha detto che non vuole essere inquadrata, però facciamo una domanda a mia mamma sul discorso che abbiamo fatto prima. Cosa ne pensi del fatto appunto che il marito debba aiutare la moglie a casa, nei servizi, nelle cose? È una cosa giusta perché se la donna lavora deve essere pure il marito che deve partecipare. Siccome io ho mio marito che mi aiuta nelle faccende, io penso di sì perché sarebbe una cosa bella. E beh, io ho detto pure che secondo me è una dimostrazione d'amore, no? Il fatto Pure questo, di sì. aiutare a casa. Pure questo. E E quindi siamo d'accordo. dividiamo tutte le cose belle e meno belle. Ti voglio bene. Allora, ragazzuoli belli, sono venuto all'Eurospin a fare un po' di spesa, comprare soprattutto l'acqua. Solito dovevo comprare solo acqua, l'acqua non l'ho trovata e ho comprato altro. Volevo l'acqua frizzante, ma c'era solo questa qua leggermente frizzante. C'era il tonno in offerta a 79 centesimi, ne ho approfittato. I frullini che stavano finendo e poi le piadine con la bresaola, le uova, il formaggio spalmabile e la passata di pomodoro. Devo dire la verità, mi sto accorgendo sempre di più che Eurospin non è tanto più a buon mercato, Perché molto spesso andiamo all'Ipercop, c'è la linea discount dell'Ipercop che ha gli stessi prezzi. Ad esempio, i frullini, quelli classici, qua stanno 1,88 euro al chilo e anche lì stanno 1,88 euro al chilo. Le capsule della nostra lavastoviglie, qua stanno 2 euro di più. Boh, non lo so se è tanto più conveniente ormai venire all'Eurospin, però vabbè. Che dobbiamo fare? Arrivata la sera e finalmente mi sto preparando la cena. Questi sono gli hamburger di tacchino che vi ho fatto vedere prima. Poi, in friggitrice d'aria ho messo il pane. Ho messo il pane perché, raga, ne ho comprato un po' di più, si è indurito e quindi l'ho bagnato un po' e l'ho messo in friggitrice d'aria per, diciamo, farlo ammorbidire. E poi quei meravigliosi peperoni
quelli che vi avevo fatto vedere stamattina. E niente, raga, io direi che posso andare a cenare. Chiudiamo il vlog. E vi dico che vi voglio tanto 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 bene. Spero che Saretta arrivi il prima possibile, perché mi manca da morire. E niente, mi raccomando, ragazzi belli, commentate il video, iscrivetevi e condividetelo con tutta la vostra genealogia possibile e immaginabile. Fratelli, sorelle, genitori. Devo andare perché si stanno bruciando gli hamburger. E vi do un bacio grande grande. Ciao ciao.